Da ieri alla Camera è iniziata la discussione sulla reintroduzione dell'articolo 18, un articolo assolutamente attuale perché di fronte alla precarietà del lavoro, a un lavoro che si impoverisce, alla ricattabilità di molti lavoratori, è indispensabile poter ricostruire la reintegra, cioè il diritto a ritornare al lavoro di fronte a un ingiusto licenziamento. Il Partito Democratico e i suoi alleati di governo vogliono invece riportare il testo in commissione per impedire che si discuta. Noi pensiamo che questo sia un modo molto vile, pensiamo che sia un modo per buttare la palla in tribuna, soprattutto è un modo per non affrontare il problema che hanno molte lavoratrici e molti lavoratori. Peraltro pensiamo che questo modo contraddica, le intenzioni del Partito Democratico, che a parole vorrebbe aprire alleanze a sinistra, ma in verità non vuole mettere in discussione nulla di ciò che ha fatto. Il Jobs Act non si può toccare, l'articolo 18 non si può reinserire, le pensioni non si possono ridurle e renderle più certe per i giovani che non le avranno. E questo Partito Democratico, un Partito Democratico con la sua maggioranza che a parole guarda a sinistra, nei fatti sta facendo una politica che colpisce i lavoratori, tra l'altro una politica su cui sta cavalcando la destra. Noi pensiamo che sia un errore, per queste ragioni insisteremo, proveremo a far votare questa legge perché è bene che ognuno si assuma le sue responsabilità e in ogni caso noi continueremo, perché ricostruire il diritto al reintegro, ricostruire un articolo 18 per tutte e tutti è la condizione per ridurre le diseguaglianze ed è una proposta che fa la sinistra.